Ciao ragazze, oggi facciamo questo tutorial che si tratta di un piccolo disegno che ho fatto con le unghie finte. Come vedete queste, a me è piaciuto molto, veramente, perché una cosa che mi piace molto, come sapete, il colore rosa, e l'ho fatto così con un piccolo disegno dei fiocchi neri che ho fatto io, e le ho messo un brillante color rosa pure. In questo caso io l'ho fatto con le unghie finte perché, come vedete, io ho le unghie corte, perché veramente che io ho questa mania di starmi masticando le unghie, così che ho messo le unghie finte. Se tu hai le unghie lunghe, lo puoi fare sopra la tua unghia naturale e le puoi mettere comunque il gel che io le metto sopra queste unghie finte. Per fare questo disegno, quello di cui abbiamo bisogno è di un disinfettante, di un smalto nero, di un gel di finitura, di un primer, di un sgrassatore, due wafer, questi cotone che è un tipo tovaglioli, della colla per attaccare le unghie, dei pennelli, di un esposta cuticola, di un gel, e in questo caso questo gel è di un colore un po' rosa pallido, delle unghie finte, di una forbice per togliere le unghie, altra lima, dei brillantini e di questo fornello o lampada UV. Come primo passo spruzziamo il disinfettante sotto le mani con delle sposta cuticole. Ovviamente spostiamo le cuticole bene con questa parte e spostiamo pure l'eccesso senza toglierle. Prendiamo queste buffer. Questo, come vedete, ha diverse forme di lime. Noi prendiamo questo che è più sottile per togliere la parte brillante delle unghie e lo passiamo qua sopra. Questo primer, la sua funzione è per preparare le unghie per attaccare ovviamente le unghie finte. Aspettiamo un po' che si asciughe. Avevo dimenticato di dirvi che prima dovete limare le unghie naturali per prepararla ovviamente per attaccare questa sopra. Adesso io l'ho fatto prima, così che prendiamo la colla con la unghia finta. Vedete che le unghie finte c'ha questa parte. Noi mettiamo la colla sopra questa parte, ok? Così, non tanto, non ha bisogno di tanto. Lo spargiamo bene. Adesso noi collochiamo così le unghie senza muoverla e aspettiamo 2-3 secondi. Pure ai lati. Bene, io l'ho già fatto. Adesso prendiamo le forbici per togliere le unghie finte. In questo caso prima misuriamo confronto con la altra unghia. Vedete un po' la lunghezza e adesso procediamo a toglierla con le forbici. Adesso prendiamo questa lima di questo lato più grosso
iniziamo a limarla per farla della stessa lunghezza di questa altra unghia. Bene, abbiamo finito di limarla e adesso prendiamo il gel. Questo gel che sto usando è della marca Melissa Nails. È la prima volta che lo sto usando e mi è piaciuto veramente. Adesso prendiamo questo pennello e iniziamo a girare per evitare che si formino delle bollicine di aria. E iniziamo di qua sopra, della stessa forma. Bene, abbiamo finito e adesso accendiamo il fornellino e lo mettiamo le unghie per 3 minuti. Bene, abbiamo finito. Adesso prendiamo questo cotone e le mettiamo le sgrassatore così. E con questo togliamo l'eccesso. Vedete? Bene, adesso prendiamo l'esmalto nero e prendiamo il pennellino sottile. In questo caso io ho preso questo colore perché mi piace come si abbina con questo tipo di rosa. Se a voi piace altro colore, lo potete fare del colore che vi piace. Io faccio un triangolo. Bene, abbiamo fatto la forma del fiore e adesso facciamo due linee. E prendo il top coat o il gel di finitura. E inizio a metterlo qua sopra. Adesso prendo il brillantino e lo metto qua in mezzo. Vedete? E faccio l'unghia così, la giro. Perché lo faccio così? Perché così si fa la forma di una bombatura e qua e diventa più naturale le unghie. E prendo il fornello e così lo metto. Lo mettiamo per 3 minuti e speriamo a che si asciughe. Dopo che vediamo che inizia a prendere forma, lo giriamo sopra. Questo è il risultato. Come vedete è molto facile se tu hai le unghie lunghe, se no devi fare tutto questo lavoro. Però è molto facile, molto semplice da fare, non c'è tanto impegno in farlo. Spero ti sia piaciuto questo video e se ti è piaciuto puoi iscriverti a questo canale che è DLJ Makeup e se hai qualche domanda puoi lasciarla qua sotto, io cercherò di risponderti. E niente, ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao. I believe in miracles.